Benvenuti amici di Gamer May Cry e occasionali visitatori, solita puntata di Let's Die with Aku. Questa volta vi ho portato un gioco davvero particolare, un gioco che ho trovato nel Deep Web. No, non è vero, non l'ho trovato nel Deep Web, l'ho trovato su Game Jolt. Seguite il link naturalmente in descrizione. Questa volta si tratta di un titolo davvero particolare. Naturalmente non sarà sfuggito ai più accorti il titolo The Evil With Us, non è altro che una sorta di tributo, omaggio, celebrazione al mitico gioco di Shinji Mikami, ovvero e di Tango Gameworks, naturalmente The Evil Within, che presto vedremo proseguire il 13 ottobre, se non ricordo male, su PlayStation 4, naturalmente PC e Xbox One. Allora abbiamo controlli. Intanto andiamo subito a vedere una cosa. Il creatore di questo gioco è questo Elisha Job Ramos. Mi sembrava giusto tributargli qualcosina nel mio piccolo, perché comunque il lavoro fatto è davvero interessante. Come sapete, Let's Die with Aku è una formula molto semplice: una vita, una morte e poi si stacca. Stacca! E cominciamo questa sorta di delizioso omaggio in pixel art 8-bit, direi. Quindi questo gioco potrebbe stare tranquillamente su un mitico Game Boy di Nintendo. Guardiamo un po'. Ok, qua ci curiamo. Ho già fatto un giro. Qui facciamo gli upgrade. In alto sulla vostra destra potete vedere il numero delle gold o comunque delle monete. In basso i punti vita e i fiammiferi, naturalmente, perché come in The Evil Within dovremo dare fuoco ai cadaveri dei nostri nemici. Qui abbiamo una sezione shop, abbondiamo di fiammiferi. Ok, forse ho esagerato. Sbaglio. Tenendo premuto abbiamo la classica rotella, come potete vedere. 4 colpi di shotgun, il coltello, 7 colpi di pistola e la crossbow, quindi proprio è palesemente The Evil Within. Adesso io direi di tenere il coltello, però di andare a comprare almeno qualche colpo della pistola. Ok, la libera scelta è destra e sinistra, possiamo scegliere di andare a destra o a sinistra, possiamo anche andare di coltello volendo, però insomma. Ok, ecco, se voi non li uccidete succede questa cosa: avete pochissimo tempo per sono già morto praticamente. È un gioco abbastanza difficile, però potete fare già di nuovo i piedi, però potete, per portarlo a termine, potete anche fare un po' di farming, quindi potete un attimino tornare qua tutte le volte, andare a shoppare, curarvi, perché naturalmente è che c'è poco tempo anche per dargli fuoco, un po'. Come potete vedere è abbastanza. Cercherò di andare avanti senza tornare indietro, altrimenti non finiremo più, ma potete fare esattamente questa tecnica, la potete. Poi abbiamo la casa. Yeah. Se gli fate esplodere la testa, potete anche evitare di dargli fuoco, ma io lo faccio per prendere la monetozza. Ah, torna anche in piedi proprio. Possono distruggere gli ostacoli, a me non interessa. È un gioco molto semplice, non dura tantissimo. Peccato, perché l'idea era interessante. Potrei andare già al campo base, ma vi ho detto
tanto che andiamo avanti, altrimenti non finiremmo più. Comunque si può fare tranquillamente avanti e indietro, quindi backtracking, visitare tutte le stanze, tanto non è che c'è molta differenza. C'è un boss finale naturalmente che vi aspetta in ambedue i percorsi, però potremmo tornare indietro, della verità, per farvi vedere l'altro percorso e morire degnamente, anche perché i nemici, se non ricordo male, in questo gioco respawnano e sono abbastanza fastidiosi. Ecco, siamo già tornati alla base, quasi. C'è proprio l'ultimo che vuole essere affettato. Io sto giocando con la tastiera, naturalmente i tasti sono appunto Z, X e C, e naturalmente il numerino, il tastierino numerico. Se vi piacciono i giochi in pixel art, ma diciamo 8-bit, Game Jolt ha parecchi titoli sul genere. Ci sono, diciamo, piccoli tributi, anche più lunghi di questo. Questo è abbastanza corto, però è molto carino, insomma. Dovete solo abbattere questo e divertirvi un po'. Insomma, ha degli improvvisi cali di frame rate e successivamente, in attesa, diciamo, non mi ricordo se l'ho colpito. Comunque e voilà, Reviving Town. Naturalmente potete scegliere se rivivere nella cittadina oppure tornare al main menu. Se fai Reviving Town, riparti da qui e addirittura il gioco mantiene il numero dei delle monete d'oro guadagnate, quindi è veramente facile. Insomma, è un gioco molto minuto, molto carino, divertente, da passarci forse mezz'ora, dire tanto, però in attesa che arrivi il 13 ottobre potrebbe, diciamo, saziarvi la fame di The Evil Within. E questo è tutto. Alla prossima, ragazzi.